Ragazzi, proviamo ad attaccare il nemico. Dividiamo le truppe. Siamo costretti a fare. Attaccare con due armate. Canale di Bahama. Attacchiamo. Vediamo se entrano i francesi a difendere l'alleato. E invece no, ragazzi, i francesi non sono andati a difendere il proprio vassallo. È vassallo di Francia, una colonia francese e loro non sono intervenuti. Vediamo un po', allora, chi guadagna da questo? I borghesi. Ok, Trega con la Spagna, ragazzi, si è conclusa, quindi possiamo considerarci abbastanza fortunati fino adesso. Andiamo a vedere un po'. Allora, mantenimento dell'esercito, ragazzi, al massimo. Purtroppo quel gap tecnologico, noi siamo fermi a 11, loro sono a 15, livello militare. Parliamo di ben 4 livelli. Parliamo di una colonia, eh. Ne avremo tanti problemi. Troppi uomini a gestirlo. Allora, proviamo ad attaccare questi 3.000 uomini qui. Già stiamo subendo un sacco di perdite. Ci hanno sterminato. Ok, abbiamo perso mezzo esercito. Vediamo se accettano subito le condizioni di pace. Vediamo subito. Non credo proprio. Anche perché ci fanno fuori questi qui. Togliamoci la capitale. Vediamo se accettano adesso, visto che è caduta pure la capitale. Ma quante province hanno? Allora, io mi tolgo Cuba. Mi dai tutti i soldi. Risarcimento di guerra. Madonna, raga, ma vi immaginate qui. Al costo di 10.000 fanti persi, noi ci becchiamo l'intero Cuba. Può adottare l'istituzione Rinascimento. Queste province già hanno questo tipo di tecnologia. Oh, Madonna.
Vediamo se sarà un balzo in avanti, raga. Per noi. La nostra salvezza deriva da questa mossa qui. Efficienza commerciale. Possiamo decidere un rivale. Vabbè, i rivali sono spagnoli, raga. Mamma mia, che espansione rapidissima, raga. Botta soltanto. Io ho un trambolino di lancio in sta partita, ragazzi, che non importa. Siamo passati dall'81esimo posto al 33esimo. Cioè, ci becchiamo 38. Urca! Spagnoli, cari amici miei, che non sale mai qua la potenzialità. E continui a commerciare, loro poi vi bloccate qui. Vabbè, questo diventa esercito cubano. Quindi armata Cuba. E ora dobbiamo difenderlo Cuba, no? Con 10.000 uomini. Questa è l'armata. Armata Florida. Ok, sono 2.000, bene. E dobbiamo ricreare una nuova armata. Armate da 10.000 uomini vanno benissimo, presumo. Quindi, dov'è l'esercito nicroniano? Come lo facciamo? Come lo facciamo? 5, 2, 3. Facciamo una nuova armata, quindi qui. Esercito. Facciamo 5, 2, 3. 1, 2. Sì. 2, 3. 4, 5. 2. E 3. È diventato immenso quel coso. Andiamo a vedere un po' la costruzione di porti. Ok, rivale, raga. Che posso scegliere? Messico. E adesso i rivali qui, ragazzi, chi sono? Messico della Bretagna. Addirittura Danimarca. Sto pezzo di lembo di terra che c'ho qui. Ci sta. Ci hanno danneggiato la colonia. Armata. Necropolis. L'armata della capitale. Vediamo il leader. Allora. Andiamo un po' a valutare qui, ragazzi, la situazione perché è un po' grottesca. Vediamo un po' quali sono le colonie. Queste già sono città, quindi Santè. Allora, lo nostro obiettivo è Cicora, quindi Cicora. Vediamo se possiamo creare le altre piano piano. Qui mi manca, abbiamo stati completi, abbiamo la Virginia e la Florida. Virginia, crea stato. Poi abbiamo pure la Florida.
clero. Diamogli subito una spinta, altrimenti qui rischiamo la forma di governo. Dove sono le colonie? A che punto sono? Va benissimo. Cresciamo ragazzi in potenza. Altra abilità. Ce ne abbiamo due. Diffusione e distruzione delle istituzioni delle province della Vera Feda. Ok. Clero guadagna lealtà, malcontento, vediamo un po' se possiamo gestirlo per ridurlo. Sono tutte le province occupate prima. Dai che spingiamo alla grande sta partita, eh. Altra provincia ottenuta. Perfetto, si sale. Creiamo il nostro scudo. Devo togliergli tutte queste province, ragazzi. Unifichiamo la costa del Nord America. Guardate che schema pazzesco. Unificando questi stati qui, levo la possibilità agli stati di colonizzare il Nord America e poi io posso spingermi in Sud America, nel Mesoamerica e poi scendere in Sud America. Ragazzi, qua faccio una strage sta partita. Sarà stupenda questa cosa qui. Molto divertente, molto importante come partita. Ok. E così conclude il video, ragazzi. Spero sia stato di vostro gradimento. Se è così, dimostratelo con un like, un commento, condividendo il video sui social ed ovviamente iscrivendovi al canale. Vi lascio ad altri miei video. Ci vediamo alla prossima!